Praticamente il Core Napoli Basket soffre particolarmente i secondi quarti, soprattutto all'inizio della stagione, questo è un serissimo problema. Invece adesso sta dimostrando di riuscirsela a giocare anche in questo particolare parziale che ha sempre dato difficoltà alla formazione di Bartocci. Ora Frazier scarica fuori per Planezio, che sbaglia un'altra tripla. Rimbalzo di Borra. Qui è fallo. No, passi, infatti. Passi di Jacopo Borra. Comunque sì, il problema di Treviglio è soprattutto che non riesce a segnare dalla lunga distanza. Sono 0 su 7, di cui 0 su 4 di Frazier, che invece ne aveva segnati parecchi a Latina domenica scorsa. Ora va Mascolo per Jermaine Thomas, ancora fuori per Mascolo, che pensa a un tiro da 3, non lo prende. Va da 2, primo ferro, rimbalzo di Jacopo Borre, fa partire subito la transizione di Frazier. Ancora Frazier, scarica fuori, ma c'è un'altra rubata di Napoli. Mastroianni per Turner, che subisce il fallo di Planezio, e il terzo fallo subito tra l'altro di Turner, che in questa partita sta dimostrando di voler dare continuità alla prestazione di Agrigento. La differenza in questo momento, come dicevi tu prima, è la voglia in questa gara. Napoli in questo momento vuole recuperare, vuole rientrare, strappa pallone in difesa, fa partire subito contropiedi. Ora la rimessa è di Mascolo per Turner, che non controlla benissimo, da Mastroianni per Ronconi, che prende una tripla che si infrange sul secondo ferro. Rimbalzo di Mascolo ancora, che trova Jermaine Thomas, 2 più fallo. Possibile gioco da 3 punti per Jermaine Thomas. E Napoli che rientra a almeno 4, 38-34. No. Mi stupisce l'atteggiamento di Jermaine Thomas, che sembra che il fatto non sia il suo. Cioè, è in campo, però andrà per un tiro libero aggiuntivo. E completa il gioco da 3 punti ed è il 7° punto per Thomas. Dunque siamo sul 35-38. Frazier che riapre l'angolo per Palumbo, step back di Palumbo, palla che danza sul ferro e gli dai del basket lo premiano. Eh sì, Palumbo ha trovato i suoi primi 2 punti della gara. Napoli sta cercando di rientrare, Treviglio comunque non dà l'impressione di voler assolutamente concedere questo rientro di Napoli. Infatti qui un altro passaggio velleitario al dir poco di Turner, costa quasi una palla persa per Napoli, che invece manterrà il possesso in quanto proprio Palumbo è stato giudicato da parte degli arbitri come l'ultimo giocatore che ha toccato la palla. La rimessa in campo sarà per Jermaine Thomas, che trova subito Mascolo, marcato da Frazier, fuori per Mattia Mastroianni, ennesima tripla, ennesimo canestro da 3 di Mattia Mastroianni, 3 su 5 da 3, è attualmente anche il capitano di questa formazione, ma Mattia Mastroianni è sempre stato uno dei leader, quantomeno emotivi, della squadra azzurra. Qui tripla sbagliata da Frazier, rimbalzo di Borra, ma glielo strappa ancora Mattia Mastroianni, corre dall'altra parte Bruno Mascolo, che cerca il fallo visibilmente, però non lo trova e perde anche la palla. Palla che arriva a Rossi per Isley, che va a trovare 2 punti facili appoggiati al tabellone. Belle fasi di gioco, siamo su 42-38 per Treviglio. Mascolo per Ronconi, alza per Turner, riapre per Thomas. Mascolo palleggia, resta il tiro di Mascolo, è lungo il tiro. C'è adesso Palumbo, Planezio fuori dall'arco, Frazier guarda l'arco, poi gioca questo bel triangolo con Ronconi, che spende un fallo direi inutile, e dunque Rossi andrà per l'aggiuntivo. Assolutamente sì, abbiamo detto spesso che Ronconi è in campo soprattutto per la sua difesa, però deve essere sempre attento a quando spendere i falli, anche perché le rotazioni sono corte, soprattutto non deve spendere il fallo e poi concedere comunque un appoggio all'avversario. Pensiamo che l'ha fatto anche domenica scorsa contro Gannon di Agrigento, spendendo anche un palo antisportivo, e quello probabilmente è costato la gara al Core Napoli Basket. Ora in lunetta c'è Emanuele Rossi, che
si alza per il primo tiro libero. Per il tiro, l'unico tiro libero, scusate. E qui il rimbalzo di Ronconi che se lo fa strappare da Fraser. Palumbo per Planezio che trova due punti. Il punteggio è di 46 Treviglio, 38 Napoli. Quindi più 8 per Treviglio. Parziale di 6 a 0 per Treviglio. Thomas, vediamo se Napoli reagirà a questo break. Sì, contro break di Treviglio. Mascolo, Mascolo va fino in fondo, sbaglia la parabola. Peccato, un momento no proprio di un duo da parte, mentre Palazzo solo solo va a segnare, del duo Mascolo Ronconi, che solitamente è una garanzia. Sì, assolutamente sì. Ronconi ha fatto due ingenuità in difesa, Mascolo ha sbagliato due appoggi che di solito mette, soprattutto quando va in penetrazione così velocemente, di solito poi la palla si insacca nel canestro, invece stavolta è andata male, soprattutto il secondo è stato veramente sfortunato. Qui è Turner che prova a lucrare un fallo, non ci riesce, rimbalzo di Isley. Diciamo che Turner ha provato a lucrare un fallo un po' all'americano, ha fatto saltare l'avversario e poi gli si è leggermente, a dono del vero, buttato contro. L'arbitro non ha voluto premiare questo gesto dell'americano di Napoli. Fraser ora a sfruttare il blocco di Rossi, ancora Fraser marcato da Mascolo e Fraser trova due punti e finisce qui il secondo quarto di gioco, 50 Treviglio, 38 Napoli. E proprio sulla sirena per Treviglio sul finire del secondo quarto. Infatti, soprattutto quello, Napoli è riuscita a recuperare e è rientrata fino al meno 3.